Buongiorno e benvenuti a questo nuovo Non è nemmeno finito. vlog. No. Evviva, finalmente le tende. Tende shabby chic. Mamma, ma non c'erano quei cuoricini invece dei pallini? Ma chi ci sono Mamma. cuoricini? Ah, sono cuoricini. Oh, mi sembravano pallini, che belle, sono piccoli piccoli. Fatte in casa, tende fatte in casa. Paghi, Io penso che è troppo. dovete non cadere da là sopra. Dividilo bene di qua di là. Non posso fare gesti. Dove fare gesti? Maleducati. Sconci. Sconci. Mamma mia, guarda, tutte le qualità voi le tenete. Troppo, troppo bravo. Papà, Va bene, lo se sai. ce la vuoi dare in testa al massimo, ce la puoi dare, vai, ti autorizzo. Che questo centrino l'ha fatto mamma, com'è bello. Che c'è, Vaghita? Dici, dici. Che Niente, una ragazza, quella ragazza che abbiamo incontrato ieri. ha fatto? Niente, da Lidl disse, lei è Paghita, buongiorno, buonasera, signor Paghita. Ah, signor Paghita addirittura, pure Sì, signore. signor Paghita. Io sono una follower di sua Si figlia. dobbiamo fare la Ah, pubblicità. te no, però non era una tua No, follower. cioè, seguo anche lei. Addirittura ti dava del lei, Sì, addirittura. una ragazza molto Amico. educata. Anzi, devo dire che ero un frate. È del tuo, e va chi t'ha posto, frate. E poi chi la fa? Non mi dove? Questa non si infila, questa si attacca. Devi vedere solo la Ma loro stanno troppo belli, si tende cadendo. Ci volevano proprio un tocco super shabby. Mi sto mangiando questa buonissima mug cake, tipo un tortino che si fa in pochissimi secondi. Ho girato anche il video, tipo un casino di tempo fa ho registrato il video per il mio secondo canale. Poi a causa delle feste di Natale ho dato precedenza a video più natalizi, però lo metterò a breve sul mio secondo canale. È buonissima. Ormai faccio colazione sempre così io. Ma erano finiti, Vlogmas! Abbiamo basta. deciso di farli per tutto No, ma chi? Ma quando l'anno! Tutto va? l'anno, Vlogmas! Ma io guardo, ma che fai questi gesti nel mio video? Ma secondo te Nessun sono un po' vlog, ma che sei troppo. tutto Sono un po' troppo scura, l'anno. Ma ragazzi, ci abbiamo fatta l'ambo. Comunque oggi è giorno Siamo tornati dalle speciale. Bahamas. Dalle va, siamo andati. Ma quando siamo stati? Un No, giorno! 15 giorni. Beh, sì, alle Bahamas sopra. Comunque, oggi giornata speciale perché praticamente oggi abbiamo ospite a casa, è vero? Abbiamo la sorella, abbiamo. Che? Non siamo contenti che viene tua Oh, sorella a non dire di trovarci? me. Quella posso lo vedere il video. Dai, che l'abbiamo invitata, adesso dobbiamo cucinare, dobbiamo fare tante cose. Ci siamo svegliati alle 6 stamattina per andare a fare la spesa, dobbiamo Abbiamo cucinare. aperto noi sul mercato. E adesso facciamo i gnocchi, facciamo tante cose buone, eh? È vero? Comunque tutti quanti richiedono i vlog di Max. Sei contento che ti Non si richiedono? possono fare sempre. Sì, sempre. Ogni giorno. Oh, ogni mese. Come salvare un piatto rotto? Voi sapete che io scasso sempre tutto, però non butto niente. Questo è troppo troppo carino come piatto che ho fatto. Guardate qua, quasi il trucco, è rotto, è scardato. Io ci ho messo questo centrino che mi ha fatto mia mamma, poi ci ho messo questi qua che è praticamente un filo di, come si chiama, di raso, intrecciato tutto qua dentro, e questo fiocco che mi ha fatto sempre mia mamma, che è tipo fatto con i ferri, che era avanzato, non so da che composizione che ha fatto, ho detto mamma lo metto qua, troppo troppo carino, è venuto così. Ho fatto tipo un po' già cioccolatini, oppure questo veramente lo dovrei cucire perché si dovrebbe cucire qua al centro, tipo così il fiocco. Porta cioccolatino, anche uno svuotatasche, metterci le chiavi, le cose dentro. Ed è carino, insomma, non si butta via nulla, l'arte del riciclo. Allora abbiamo fatto la spesa. Che spesa? E che spesa, mamma mia, guarda che mamma, quanta roba Un pezzo di pollo. comprare. Allora, Qualche stai controllando cipolla. che. Bravo. Bravo. Quanti pacchi di gnocchi, ma che ha da mangiare l'esercito? 700 Due grammi. pezzi di pane, 800 grammi. noccioline. Madonna, che ci aspetta? Questa cucina era tutta bella pulita pulita. Mo si sporcherà tutto. Guarda qua.
sono adesso si sporca. Guardate che carina questa tenda che mi ha fatto mia mamma. Troppo troppo bello è venuto, guardate. Bellissimo, bellissimo, è vero? Bellissimo. Troppo bella, è super shabby chic, ci ho detto io ovviamente a mia mamma di farla così. E adesso quindi la cucina è quasi completa, lo snack anche abbiamo messo. Ci manca solo il sipacco cioccolatino per Nicotti senza olio di palma, ma reggeva pia. È andato a fare la scritta, ho scritto cioccolatini senza olio di palma. Pare che quelli per Nicotti erano senza olio di palma, hai visto? No, no, non l'ho proprio cercato. Ah boh, allora dici che ti scucciava, eh? E busca. Ma mo che stai facendo? No, tutto quello che ci manca e tutto quello che ho preso, così hanno alzato la camera e non dice niente. Che ci manca? Allora, questi cioccolatini per Nicotti. Questo non ci capito che era. Che stava scritto. E cioè? Incomprensibile. Incomprensibile. Pomodori secchi ci mancano. Pomodori secchi. Questa scritta che non ho capito che era. scatola pomodorini, dicevi questo? No, la scatola quella. Quella si chiama barattolo. O boatta. Casa mia boatta. Boatta. Che stai facendo? Sto appicciando pane. Come stai appicciando pane? Sto appicciato. Sei bruciato? Non so se posso. No, no, va bene, quelle bruschette, ragazzi, guardate qua che ho fatto io. Guardate quanto sono belli questi gnocchi che ho preparato io. Gnocchi al tegavino. Manu, chi l'ha preparato questi gnocchi? Io. Guardate, sono troppo splendidamente splendenti. E poi nel forno stanno le patate. Abbiamo ingegnato il forno, evviva, la prima volta che lo accendiamo. Max sta facendo le bruschette. Max, ma non ti sei messo il tuo grembiule? No. Quello là da home. Ma non sta il tuo grembiule? Mettiti il grembiulino. No? Dai. Che guai che ci passa Davide Amici. Metti il grembiulino. Che guai che ci passa Davide Amici. Ma come? Ti devi mettere il grembiulino, sennò tu ti sporchi. Mamma mia. Guarda come ti sta bene. Sì. Ti calza a pennello. Hai visto? Ecco qua. Lo salviamo sto pane? Sì, lo salviamo, dai. La piastra che mi ha comprato mia mamma. Ciao Nancy, c'è anche la mia sorellina. Fai un gesto, non si vede da qua. Intende il gesto che fa, Sta parlando al telefono con suo fidanzato, maronna, trottolino. Comunque qua dobbiamo mettere ancora il lampadario. E più o meno la casa è simile all'uomo duro, non ho fatto grossi cambiamenti. Qua ho fatto i pomodorini per le bruschette, ho messo il suo tavolino per poggiarci un po' le cose sopra. E qua la tavola già l'abbiamo preparata, guardate che bella. Dal vlog che avete visto, quello di prima, ho comprato altre due sedie appunto da Ikea perché mi servivano. Ho fatto la tavola ancora insomma natalizia, perché solo questa tengo, la verità. No vabbè, perché comunque siamo ancora un po' in tema natalizio, con un po' di antipastini, mozzarella, prosciutto, pane e olive. Adesso facciamo le bruschette. Qua il mio fuoco modello è proprio perfettissimamente perfetto. No, ma queste tende sono troppo troppo belle, ragazze, sono fantastiche. Ma che invenzione fantastica sono le mamme, almeno mia mamma, cioè, mi aiuta in tutto, è fantastico, cioè non saprei come fare senza mia mamma, è vero? No? È veramente stupenda mia mamma, guardate qua, a parte il fatto che è brava, ma poi proprio, vabbè, a mamma e sembra mamma. Comunque non vediamo l'ora che arrivano, soprattutto perché abbiamo una fame esagerata. Qua c'è anche l'ananas, che dopo ci mangiamo, io adoro l'ananas. Non mangiamo la panecerata. Finisci di pulire, se no vanno tutta la cucina shabby chic, e parlavo francese così. Non ti supporti più. Ma come? Guatti. Non ti supporti più. No, guatti. Ma non c'è mamma più. Vai voto tu. Sempre pienza a me. Ma sai neanche. Come sono questi gnocchi? Bellissimi, buonissimi, no? Stupendi. Belli, dice, se sono buoni, no, belli. Stupendi. Buonissimi. Come sono? Come sono? Buonissimi. Per il momento scottano, scottano, vabbè. Ma c'è la legge sulla privacy. No, non l'ho ripreso in faccia. Che sono troppo belle, allora poi si offendono gli altri. Alle prese con l'ananas.
Ma come la tagli tu l'ananas, non la taglia nessuno. Sei ci bravissimo. Passato noire. Ma come? Perché noire? Guardalo. Mai ho passato. Ma com'è fresca questa? Freschissima. Adorerosa. E vuoi spiegare come tagli l'ananas? Con cottello. Questo diventa la metà l'ananas. Ma l'hai fatto tutta quando? Cioè, ma perché? Andiamo là, va. Vai, spegniamo la luce. È l'uno di candela. Accendi. Ecco qua. No, ma non dovevi tagliare così a spicchi, la dovevi fare. No, così, è sbagliato. Ma che stai facendo? Ma quanti spicchi posso fare? No, adesso ormai la devi fare forza a fette. Quattro ne posso fare di spicchi. Sì, però la preferivo a spicchi. Docetti. Wow, bellissimi questi docetti. Ah, ci sta poi tutto. La sfogliatina, la cassatina. Belli proprio. Papà. Solo che non ci abbiamo un po' di... La barchetta. No. Se non è bio, ma è come lo fosse. E allora com'è questa ananas con lo zucchero di canna? È ottima. È buona, eh? Bravo. Buonissima. Questa è una novità. È una novità, l'hai inventata tu. No, non fa male. Non fa male, perciò ti hai messo un chilo. Un chilo. Pure tu. Eh sì, mi ha fatto venire il volio. Siete tutti ubriachi, ma che è questo zucchero sopra l'ananas? Zucchero pure biologico. Tu? Certo. Zucchero bio sull'ananas. Bio. È bio. Tutto bio. Pure tu sei bio. Anche io sono bio. Ma è una nuova invenzione che avete fatto. Invece io sono bio bio. E allora com'è? Devo assaggiare. Già, dici, stiamo aspettando intrepidi. Buona. Com'è? È molto bio. Eccola qua, la mia cucina bella splendente, tutta pulita. Adesso ho finito, sono distrutta. Guardate com'è bella, tutta pulita. Bellissima. Ho spazzato anche a terra. Sono veramente stanca, sono in crisi, perché praticamente non si finisce mai di pulire. Ah, poi una cosa vi volevo chiedere, ragazzi, vi volevo chiedere un consiglio per questo lavello, che praticamente devo dare ragione a tutte le persone che mi hanno detto che questo lavello è delicato, perché è chiaro, subito si sporca. Cioè, non so se si vede dalla videocamera, però praticamente c'ha già delle zone un poco grigie, opache, tipo per esempio qua, dei graffi, no? E quindi non so come fare. Voi se sapete, magari se voi ci avete questo lavello e magari mi volete consigliare un modo per pulirlo, perché davvero sono, vado proprio in crisi, perché davvero non so come pulirlo, se c'è un metodo particolare. Spegniamo. Ciao cucina. Adesso mi vado a mettere un po' sul divanino vicino al mio amore a rompere un po' le palle. Rompere un po' i coglioni. Rompere un po' le palle. Ciao Raimondo, uffa, ma questa è sempre la stessa storia, uffa. Non facciamo mai niente, com'è che diceva Sandra? Sempre la stessa vita, io e te, te e io. Comunque Max ovviamente sta vedendo partite, calcio, sempre le stesse cose. Dobbiamo togliere questo mobiletto da qua dietro. Comunque siamo distrutti, almeno io. No, però pure Max. Stamattina si è svegliato presto per fare tutto, per cucinare tutto. Siamo in pigiama, in vestaglietta, fatta doccia. Adesso mi faccio una tisanina e vado a montare il video. Mentre Max va a dormire, che già sta proprio dormendo, è vero? Stavo nel mondo dei sogni. Ci vorrebbe un bel biberon per succhiare un po' di latte. Comunque siamo felicissimi, abbiamo fatto una bella bella giornata oggi. Sono proprio contenta che è venuta sua sorella, mia cognata. E perché veramente secondo me è una cosa bella di fare casa, cioè di prendere casa. E anche quello, almeno noi abbiamo sempre pensato così, che finalmente sei libero, puoi invitare
qualcuno, fare dei pranzi, delle cene, una cosa molto molto bella. E infatti sono contentissima di questa cosa. Adesso comunque inviteremo anche altre persone, perché è davvero davvero bello. Poi noi abbiamo comunque un ottimo rapporto con i nostri familiari, ci fa proprio piacere insomma stare in compagnia. Abbiamo mangiato tantissimo, infatti da domani ci dobbiamo un po' depurare. Io domani voglio le lenticchie assolutamente, mi voglio un po' purificare. E anche se ti stanchi, c'è stata un'ammazzata, perché comunque abbiamo pulito tutto. Siamo distrutti, è vero? Io di più però di te. Che tu che hai fatto? No, tu dici a me, perché che hai fatto? Così andiamo. Tu di solito a questi fai, dico sono stanco. Ma che hai fatto? Che hai fatto? Maronna, e proprio ti sale proprio il sangue nel cervello. Non hai fatto niente. Non hai fatto niente, wow. Proprio per commettere un omicidio, wow. Ciao a tutti, devo vedere. Mi devo mettere lo smalto, guarda qua come sto combinato. Comunque mi devo mettere lo smalto, non ho il tempo di mettermi lo smalto, cioè sto proprio in crisi. Siamo in crisi, è vero che siamo in crisi? Perché cioè queste cose che uno deve pulire, sta cosa che la cucina sta sporca e la devi pulire ogni volta, cioè ero abituata a casa mia, tutto diverso. Oddio, mi vedo persa. Poi ho fatto la lavatrice, domani devo fare un'altra lavatrice, oddio. Come si deve fare, Max? Veramente è una crisi profonda, è vero? Torno a vivere da mia madre. Tu, e che devo dire io? Perché? Ma che fai? No, non ce la faccio. Io vado a dormire. A dormire o vado a montare il video? Sì, perché io domani mi sveglio alle 7, tu no. Per andare al lavoro, bravo, bravo. Vabbè, vogliamo fare un saluto? Già, fallo tu sto saluto. Ciao a tutti. Dal mondo dei sogni. Ciao Raimondo. Ciao. Ciao. Bene, bene, bene. Buonanotte. Buonanotte. Ciao.